Salve a tutti, sono Benedetto Madonia, sono un assistente sociale e sono autore di questo libro Orientamento sessuale e identità di genere, nuove sfide per il servizio sociale, che ho il piacere di presentare in occasione del Festival del Servizio Sociale, che quest'anno, come sapete, ha come tema l'omofobia. È un piacere essere qua perché sicuramente si può porre la domanda: ma cosa c'entra l'omofobia, cosa c'entra l'orientamento sessuale, il genere con il servizio sociale, no? Che tradizionalmente siamo abituati un po' a relazionarlo alle tematiche della disabilità, della povertà o altro. C'entra parecchio se iniziamo a pensare alla professione del servizio sociale per quella che è, come nel suo mandato deontologico, ovvero promozione della giustizia sociale. Promozione della giustizia sociale allora significa anche capovolgere la prospettiva, perché sappiamo per tanto tempo gli orientamenti sessuali non eterosessuali, le persone transgender e transessuali sono state discriminate, patologizzate, escluse, ma parliamo in questo contesto noi di diritti civili, diritti politici. E se anche la dimensione dell'orientamento sessuale è un elemento di discriminazione, insieme ad altri, pensiamo all'essere disabile, pensiamo all'essere migrante, pensiamo anche all'essere donna, in una società in cui comunque il modello predominante continua a essere l'uomo eterosessuale, bianco, no? Allora capiamo quanto la nostra professione venga coinvolta in modo, fondamentale. Quindi, come si traduce questo anche poi nella pratica quotidiana? Facendo attenzione, se proprio vogliamo iniziare anche dalle basi, a quelle che vengono definite anche quelle microaggressioni, no? Quante volte, magari anche in buona fede, parliamo di orientamento sessuale come una fase? No, ma stia tranquillo, magari poi cambierà tutto. Oppure semplicemente, ma che semplice non è, rivolgersi ad una donna trans con un pronome maschile, quando invece è una donna. Sono quelle piccole azioni di cambiamento che comunque comunicano accoglienza, comunicano visibilità e riconoscimento.